Sedute del 18 e 19 settembre. Il Consiglio regionale ha proseguito l'esame del disegno di legge di riforma della normativa sull'urbanistica, giungendo nella seduta del 18 settembre all'approvazione degli articoli 3 e 4. Il 19 settembre la seduta è stata aperta dalla commemorazione dell'ex consigliere Alberto Tridente, scomparso il 24 luglio scorso. L'Assemblea ha poi iniziato l'esame dell'articolato del provvedimento di riforma degli enti locali. Delegazioni ricevute. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha ricevuto 3 delegazioni nelle pause dei lavori dell'Assemblea. Martedì 18 la CNA Piemonte e l'Associazione da 0 a 6 che hanno consegnato una petizione con le relative firme per chiedere di aggiornare la normativa regionale sui baby parking. Il 19 settembre sono state ricevute una delegazione di associazioni venatorie sulla disciplina della caccia in Piemonte e una rappresentanza del Comitato Parenti dell'Istituto Opera Pia Lotteri sul futuro della struttura. Nuove deleghe al Corecom. A Palazzo Lascaris, il 17 settembre, i presidenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e del Comitato regionale per le Comunicazioni Bruno Geraci, hanno sottoscritto la convenzione per l'esercizio di funzioni delegate dall'AGCOM al Corecom Piemonte. Si tratta delle deleghe per la definizione delle controversie in secondo grado, il monitoraggio delle trasmissioni delle TV locali e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione. Un biglietto per il futuro. Sono storie di sacrifici, di coraggiose partenze, di grandi speranze e di conquiste sul campo. Le vicende raccontate da Un biglietto per il futuro, l'emigrazione biellese dal 1880 al 1930. Mostra fotografica curata dalla Fondazione Sella Onlus. 100 le foto esposte che raccontano l'emigrazione dal Biellese, terra operosa per tradizione. La mostra, visitabile fino al 13 ottobre, è a ingresso libero. L'orario, lunedì-venerdì, dalle 10 alle 18, sabato, 10-12.30. Concorso per le scuole. È stato inviato alle scuole superiori del Piemonte il bando per l'edizione 2012-2013 del progetto di storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con le province piemontesi e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le tracce dei temi, i suggerimenti bibliografici e il modulo di iscrizione per partecipare al concorso sono disponibili sul sito del Consiglio regionale.